Buon samurai a tutti e soprattutto ricordate il vaccino per tutti, perché da domani, giorno 15, brutta giornata per quanto riguarda i non VAT e non eccetera eccetera. Entriamo subito, oggi sarà un altro speciale, uno speciale Europa, quindi guardiamolo con molta attenzione perché non è una puntata normale, è qualcosa di più di una puntata. Con me in studio abbiamo Stefano Scala, un altro Scala, qui c'è la scalata di Scala, insomma, va bene che sia, e non siamo neanche a Verona che c'era Can Grande della Scala, la frase del giorno. Oggi ho scelto una frase importante, impegnata, di Arthur Schopenhauer, che è stato un grande filosofo tedesco, è nato ad Danzica nel 1788 ed è deceduto a Francoforte nel 1860. Danzica a quel tempo era tedesca, oggi è polacca, Danzig. Lui diceva: ciò che il gregge odia di più è chi la pensa diversamente. Non è tanto l'opinione in sé, ma l'audacia di pensare da sé. Qualunque cosa che loro non sanno mai fare. Quindi è veramente roba da filosofi pensare a questa frase. La gente si lamenta sempre. Sono tutti bravi dopo il famoso senno del poi. Quando è il momento di farsi sulle maniche, sono sempre i pochi non eletti che si mettono a lavorare. Questa è una delle cose che non ho mai capito. Ma fa parte della nostra storia. Non dobbiamo capire, dobbiamo fare ma non parlare. Prima i fatti, poi le parole. Oggigiorno prima le parole e poi i fatti. E difatti le cose non vanno come dovrebbero andare. Questa puntata nasce a seguito di una nostra trasferta di lunedì e martedì mattina, con la famosa sveglia dalle 4 del lunedì e 4 del martedì, a Bruxelles, nel cuore dell'Europa, per quanto riguarda la riunione annuale dell'Euretic Ezia. Cos'è l'Euretic Ezia? Ma questo poi ce lo spiegherà il professor Giovanni Gordiani, che è già collegato con noi, oppure dopo lo colleghiamo, benissimo. Al Centro Istituzionale Europeo dello Sport di Bruxelles erano con noi alcuni personaggi importanti, ne cito qualcuno: Quan Chido, Roberto Vismara, con Xanko Cosma e Bertrand Guizemba. Mamma mia che nomi! Karate, Sian Enke e Katy Bravo della FESIC. Jiu-Jitsu, Giancarlo Cogliotassi, famoso presidente Prosecco. E non dimentichiamo il nostro regista Scala, alias Caronte, che tra l'altro ha realizzato tutto questo servizio. Ed è stato anche lui diplomato, certificato dall'Unione Tedesca, che è il Parlamento Europeo. Quando noi parliamo di certificazioni dobbiamo essere molto cauti. La certificazione non è un diploma d'età, un diploma di Stato, ma siamo lì. Le certificazioni europee valgono per 27 paesi più l'Inghilterra, che nonostante la Brexit ha tenuto fede a un discorso per lo sport con le regole europee. Chi è che non usa le regole europee? Tra i vari paesi, i 27, guarda caso, c'è anche l'Italia. Guarda caso, così, tanto per non fare nomi. Non ho dimenticato Riccardo Mosco della FIC, Roberto Perri e Anna Maher della World Union Karate Federation e Lino Pignotti Piero e Piero Varzi del Vado Ryu della polisportiva NIR. Quindi avevamo già un gruppo abbastanza importante, se noi consideriamo che non si può andare a Bruxelles se non piccoli gruppi. L'operazione Covid ha costretto tutti quanti a cambiare le regole. In studio
in studio, l'ho già presentato, mio collega, il fratello del nostro Caronte, così c'è il Caronte 2. Così, la vendetta. La vendetta, esattamente, bravo. Ringraziamo sempre i nostri mecenati. Lia Salvetti, presidente del Bushido Palestre di Brescia, e Luciano Rocca, l'industriale in Kaigogi Bianco della World Jiu-Jitsu di allora, mio vecchio allievo. Soprattutto vorrei fare i complimenti e gli auguri a Maurizio Poli, che è un nostro collega, perché porta avanti la trasmissione come la Luna del Pozzo. Maurizio Poli è un personaggio un po' particolare. Forse voi non vi ricordate, non so se l'avete visto, il film di Walt Disney intitolato Il libro della giungla. Vi ricordate Bis Bis con i suoi occhi che chiama, eccetera, eccetera. Bene, Maurizio Poli è un Bis Bis come concetto, no? Oltre agli occhi c'è anche il telefonino che spazia, fotografa, scrive, eccetera, eccetera. È un personaggio così. Io lo conosco da più di 30 anni, quindi mi permetto di fare questo aggancio con il libro della foresta. Certo, Mowgli non aveva il telefonino nella giungla. Però ricordiamoci che ha compiuto gli anni, gli hanno fatto un regalo di un katana, non una, ma il katana maschile, a cui mi auguro lo sappia anche usare, perché questa è la parte più difficile. Bene, vediamo se funziona. Allora, sentiamo se il nostro super professore Giovanni Gordiani, che ha la cattedra in giurisprudenza alla Sorbonne di Parigi, non ha detto niente, no? Dove anche ha studiato il mio povero papà, è in linea, eccolo lì, in tutta, non mimetica, ma da combattimento dell'Euretics Ezia, accompagnato da caro professore presidente Gordiani. Chi è il tuo collega? Lo metto meglio in luce, come era quando è venuto alla nostra conferenza, è Alberto Bichi, direttore della European Platform for Sport Innovation, House of Sport, EPSI, che ci supporta sempre in tutte le nostre attività a Bruxelles e dove abbiamo una stretta collaborazione fin dall'inizio e la partenza delle settimane europee dello sport del 2015. E ho detto bene la data, perché ha detto molto bene. Una cosa importante, noi ci sentiamo più tardi perché vorremmo un dettaglio dei famosi tre punti che ci ha illustrato lunedì, in cui sono rimasto molto toccato da quei tre punti importanti, eccetera. Adesso, prima di partire sul discorso europeo, la politica purtroppo non ci dà pace e quindi dobbiamo entrare in politica. Malagò Milano. Martedì sono tornato in tutta fretta a Milano con Caronte, perché Malagò era a Milano per la festa dei premi annuali del gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi, che per un paio di anni non abbiamo potuto consegnare. Al mattino Malagò si è trovato insieme a Valentina Vezzali, sottosegretario, per la consegna dei famosi collari d'oro dello sport. Però la Vezzali ha fatto il fuggi e il pomeriggio non è venuta. Questo dimostra che rapporto c'è tra il sottosegretario e il presidente del CONI. Parlando di premi giornalistici, io sono consigliere ormai da tre mandati, eccetera, ho avuto il premio nel 1000 di miglior giornalista pubblicista per il GLGS nel 1993. Sono passati 28 anni, mamma mia, come vuole il tempo. Abbiamo fatto questa grande manifestazione del GLGS, in cui il presidente Tacchini
è il promotore operativo, l'anima, se vogliamo, del nostro gruppo giornalistico. Lo abbiamo fatto al Pirellone, alla Sala Gaber, nonostante tutti i problemi, eccetera. Abbiamo avuto degli ospiti importanti, il Presidente della Regione, il coordinatore di tutti gli eventi speciali per la Regione Lombardia, medaglia olimpica, super medaglia olimpica, eccetera. Qui vediamo in Malagò, mi sembra la scaletta, guardate, la scaletta, eccetera. E nonché abbiamo avuto il Presidente del CONI regionale, Marco Riva. Insomma, diciamo che c'era la creme milanese dal punto di vista regionale, politico e strutturale, ma nonché, soprattutto, cosa importante, i giornalisti. Perché, dobbiamo fare una riflessione, c'era il Presidente Lussi, Gianfranco Coppola, oltre a Tacchini, eccetera, Cazzullo, uno dei giornalisti premiati, ma soprattutto un personaggio importante nel mondo della carta stampata, e abbiamo avuto il Presidente Malagò, il quale, nonostante le sue 109 medaglie conquistate, non ha voluto fare un cenno aggiuntivo, ha voluto fare un cenno importante sul discorso della componente stampa, perché un lavoro importante lo fa la stampa, piaccia o non piaccia. Certo, un giornalista non deve essere uno che segue le cose così, no, deve fare la cronaca, deve raccontare dei momenti, dei personaggi, rendere operative le cose. E i premi che il GLS ha dato quest'anno, cioè la squadra GLGS nel 2019, ha premiato non solo i giornalisti, ma anche era presente il sindaco di Cortina, perché non dimentichiamo, 2026 abbiamo un appuntamento olimpico per i giochi invernali Milano-Cortina. Quindi, e abbiamo sentito da viva voce cosa si sta facendo e cosa si sta preparando per questo avvenimento, che sicuramente cambierà anche una parte della faccia e delle strutture della nostra Lombardia. Dico bene? Certo. Ecco, tu devi cambiare il nome, Stefano, non mi piace. Non ti piace. Vabbè, non so il perché, ma è un nome così che mi dà, anche se intanto Stefano era un buon santo. D'altronde il nome non te lo scegli. Lo so. Nome est nome. Abbiamo... È stato premiato, ad esempio, un personaggio importante, Dino Meneghin, chi non se lo ricorda? Cioè, io al suo confronto sono un pigmeo, quindi come tale Meneghin ha dato una nuova immagine di quello che era lo sport del basket. Vi cito un piccolo aneddoto di quei tempi. Allora ero un ragazzino, anch'io sono stato ragazzino, e mi occupavo chiaramente di pubblicità, giornalismo fra virgolette, eccetera, e c'era un grande personaggio dell'Inis, il Comendator Borghi, è il Comenda, come si diceva, e lavoravo in quel periodo per l'Automobile Club di Milano, facevo l'Automobile Club e via dalla rivista dell'Autoclub, e mi ero preparato tutto un discorso perché finalmente avevo ottenuto l'appuntamento con il grande capo, ecco lì Meneghin, guardate quanto è alto, io al canestro non ci arrivavo neanche da piccolo, neanche con la scala, vabbè, a parte questo dettaglio, finalmente ho questo appuntamento, prendo il treno, vado a Varese e avevo tutto un ragionamento fatto in treno, eccetera, di cosa dovevo dire per ottenere un supporto economico-finanziario dal Comenda. Sono arrivato al segretario, dice, sono Bertoletti, ho un appuntamento. Ah sì, lo aspetta. Sono entrato e dice, oi, sbarbà, quanto lo costa in dialetto? Oh. E sono rimasto, non avevo più le parole, non sapevo cosa dire. Questo era il comendatore della Ignis. Poi chiaramente Meneghin è passato l'Olimpia, grande personaggio, qui non si discute. Abbiamo avuto
anche la parentesi calcio, perché il calcio oggi si gioca dappertutto. Penso che prossimamente si faccia anche a San Pietro in Duomo, no? Tra una messa e l'altra, perché siccome giocano poco devono recuperare qualche tempo. Antonio Percassi è il famoso presidente dell'Atalanta, e lo cito perché ha fatto delle cose incredibili questo presidente. E io non sono un appassionato del calcio, anzi mi cacciavano via da piccolo quando era il momento di giocare al pallone, perché cadevo da solo, quindi al massimo. Mi preparavo per fare il judo. Guardate qui le premiazioni di Percassi. Qui abbiamo Rossi, che è il coordinatore degli eventi più importanti della Lombardia per lo sport, e il mio collega, vicepresidente del GLGS. Quindi è stata una grande manifestazione. Ma soprattutto avevamo chi è venuto, chi c'era, nonostante il Covid e così via, avevamo il salone pieno di personaggi importanti. Io mi auguro che i miei colleghi, chiaramente, che scrivono su giornali di grande importanza, che non è samurai, anche se ha 45 anni, e non è male andare in edicola dopo 45 anni con tutti i problemi eccetera eccetera, facciano e ricordino l'avvenimento che è stato fatto martedì, perché è stato un avvenimento che tutto il GLS ha voluto, in accordo con la Lussi, in accordo con il CONI e in accordo con l'ordine della stampa e l'ordine dei giornalisti. Quindi credo che più di così non si poteva fare. Già siamo pronti per la nuova edizione, per lanciare quelli che sono i momenti di sport, che sono le fotografie più importanti di tutti gli sport, che abbiamo così mostrato all'ingresso del Pirellone, perché noi ci teniamo a dare un'immagine dello sport nel modo migliore. Adesso torniamo chiaramente in Europa, perché abbiamo di là i due personaggi importanti. Non so chi è il primo, chi il secondo, ma tutti e due molto importanti. Europa, insomma, qui bisogna fare un passo indietro, perché quando noi parliamo di Europa dobbiamo ricordarci la figura mitologica greca. Fu la principessa di Tiro in Fenicia, regina di Creta e l'eponimia del nostro continente. Ha avuto dei figli importanti: Minosse, il famoso labirinto, e il figlio di Arianna, Lodonato e Carlo. Si racconta che mentre raccoglieva i fiori sulle coste della Fenicia, fu rapita da Zeus sotto forma di un toro. Oggi se uno si camuffa da toro non passa da Zeus, ma a parte questo dettaglio, poi chiaramente tornano a Creta, si sposano, e qui nasce, dalla leggenda nasce l'Europa. Ma adesso ci colleghiamo con chi l'Europa ogni giorno ci lavora bene. Professore, adesso tocca a voi la parola, Allora, benvenuti nella nostra trasmissione, l'abbiamo dedicata completamente a voi ed è un piacere grande avervi ospiti. Io direi, saltiamo i preamboli, partiamo da tutto l'itinerario. Hai aperto i corsi, l'anno accademico alla Sorbonne, e poi sei andato da Parigi a Bruxelles. Bene, a te la parola. Grazie di queste belle parole, un saluto da noi, dal Centro Interistituzionale Europeo, dove siamo stati nei giorni scorsi tutti insieme con tutte le associazioni e federazioni. Sono con, senza presentazioni, l'amico Alberto Bichi, che è direttore della European Platform for Sport Innovation, e col quale stiamo collaborando intensamente, dove non c'è un primo o un secondo. Ci sono alcune materie che magari
vado un po' avanti io e altre materie sulle quali va avanti lui. Siamo proprio nello spirito chi ha meglio, chi ha la competenza più centrata va avanti. L'importante è farlo insieme, allargando il più possibile questa piattaforma di organizzazioni europee e in questo networking forte che è stato stabilito all'interno di European Platform for Sport Innovation. Noi cerchiamo di dare il nostro contributo per tutto ciò che è verifiche, validazioni, certificazioni, non solo individuali, ma anche e sempre di più per inquadrare i sistemi di qualità dei progetti europei, perché le due cose devono sempre andare insieme, quindi certificazione delle accademie, certificazioni individuali e quadri di qualità perfetti per cercare almeno di ottenere il finanziamento europeo. La strada è iniziata prima, io dico sempre, noi facciamo le attività Road to the European Week of Sport, iniziando subito da gennaio per le preparazioni, poi la settimana in se stessa è il momento di incontro con tutti i partner. Quest'anno con la presidenza slovena eravamo a Bled tutti gli anni, è la presidenza di turno che organizza l'incontro iniziale e il via della settimana europea dello sport. Poi le attività ovviamente si svolgono in tutti i paesi membri e quello che facciamo qua è cercare di raccogliere le idee e far sì che questo spirito be active attraversi non solo una settimana, ma i 365 giorni. È quello che si prova a fare attraverso questo, altri programmi. Qui al Centro Interistituzionale Europeo stanno attuando tutto quello che è il programma Fit at Work, quindi esercizi anche in orario di lavoro, perché il messaggio Be Active passi 24 ore. Le attività che svolgiamo quest'anno le abbiamo fatte sì, finalmente in presenza, perché l'anno scorso abbiamo potuto fare solo quello che si chiamava il Be Active at Home e abbiamo fatto un evento alla Doganaccia che era all'aria aperta per problemi Covid. Da quest'anno io spero che si possa continuare in presenza e continuare soprattutto con tutte le nostre organizzazioni, perché i rappresentanti qua diventano testimonial di un messaggio che poi si allarga ai 27 paesi dell'Unione Europea, ai paesi in via di adesione e così via. Quest'anno è stato un piccolo evento, l'anno prossimo già ci prepariamo e lo lanceremo insieme con EPSI, Euretics Etia, EPSI e tutti i partner da qua, perché il Centro Interistituzionale Europeo può diventare così un po' il fulcro di tutte le attività che si possono svolgere durante l'anno e serva per lancio. Quindi anche attività, quest'anno siamo stati intorno a un tavolo, non rotondo, comunque intorno a un tavolo, e l'anno prossimo lo rifaremo anche invece alternando, diciamo, le attività teorico-intellettuali con le attività diciamo, fisiche. E per lanciare il messaggio Be Active, che è il messaggio dello sport per tutti, per tutte le abilità e per tutte le età. Ma alzato la mano, Sciche Bertoletti. Io volevo dire che è vero che per toglierti a te il microfono, quando prendi in mano il microfono, come hai detto tu al nostro galà, no? Spazi. Ma io vorrei sentire la voce di Alberto Bicchi, perché durante il suo intervento proprio a Bruxelles lunedì ha tracciato tre punti importanti che io ritengo che siano da sviscerare e da mettere sul tavolo per i nostri aficionados. Che ci vedono sul canale 68, bottone rosso, perché noi abbiamo gli accordi con Putin, no? Bottone rosso, e Sky 810. Caro Alberto Vicchi, ci vuoi raccontare i tre punti basilari? Giacomo, grazie mille e anche ringrazio Giovanni qui, che senza di lui non sarei potuto essere qui.
Sì, allora sono contento perché effettivamente la presentazione che ho fatto lunedì è servita a qualche cosa, in realtà a memorizzare questi tre punti importanti. E forse il secondo, che a mio avviso è quello che poi interessa maggiormente tutte le persone, perché il secondo riguarda i soldi, il secondo riguarda i finanziamenti, il secondo riguarda i progetti dei quali qui Giovanni ha già parlato. Effettivamente è un punto importante che la EPSI sviluppa, cioè in maniera chiara il secondo capitolo che sviluppiamo è quello di cercare di portare soldi a tutto il settore sport, perché la EPSI in realtà rappresenta tutto il settore sport, o comunque prova a rappresentare tutto il settore sport, con associazioni, federazioni, ma anche industriali, ma anche autorità pubbliche che possono essere i municipi, che possono essere le regioni e anche diciamo autorità nazionali, perché abbiamo il Ministero dello Sport in Grecia, in Portogallo e in Bulgaria che hanno aderito effettivamente a. E appunto, dunque, i tre punti importanti quali sono, Giacomo? Sono effettivamente un'attività di lobbying, che insomma rimane comunque abbastanza astratta, ma quali sono gli obiettivi di lobbying? Ma in realtà gli obiettivi di lobbying sono quelli di convincere i politici a darci più soldi, cioè convincere i politici a diciamo, investire molte più risorse finanziarie all'interno dell'ecosistema sport. Questo è il numero uno. Il numero due è, una volta che abbiamo convinto i politici di darci più soldi, ma sono comunque fondi pubblici e non è, insomma, non è che basta andare e ottenere, insomma, c'è un processo abbastanza lungo, sono bandi europei attraverso i quali bisogna passare con programmi europei estremamente complessi e posso citare Erasmus+, posso citare Cosme, posso citare Interreg, posso citare LIFE, tutti questi sono programmi di finanziamento europei e dunque è importante capire come tutti questi programmi funzionano. Alla fine, avendo fatto lobbying e avendo effettivamente creato progetti e insomma siamo stati abbastanza successful, come dicono in Inghilterra, cioè abbiamo portato dei risultati comunque buoni, perché in 2 anni siamo riusciti a portare l'equivalente di 10 milioni e mezzo a tutto l'ecosistema EPSI. Praticamente il terzo capitolo è quello che chiamiamo business creation, cioè la creazione di business, perché non vogliamo solo ed esclusivamente creare progetti con sovvenzioni europee, ma vogliamo cercare anche di avere un impatto chiaro sull'economia, sul mercato e dunque proviamo effettivamente a fare in modo che i risultati di questi progetti divengano realtà commerciali e possano diventare effettivamente dei business per far girare l'economia e appunto per cercare di avere un impatto chiaro sul mercato e sull'economia in generale. Giovanni, io mi fermerei qui perché mi hai parlato di 3 punti e questi sono i 3 punti importanti. E logicamente, Giacomo, mi rivolgo a te adesso perché effettivamente, non lo so, posso effettivamente spiegare molto di più, però queste sono le cose principali che volevo dire. Ma Giacomo, ti ridò la parola allora. io ritengo, caro Alberto Michi, che questi sono i tre punti basilari. Nella nostra trasmissione, nella nostra diretta, ti darà altro spazio da utilizzare. Durante l'operazione di Bruxelles non siamo andati alla Grand Place a vedere il bambino che fa la pipì, eccetera, eccetera. Non abbiamo avuto il tempo di fare niente. Non siamo andati neppure al Parlamento europeo, perché chiaramente abbiamo finito la riunione tardissimo e non c'era il tempo. Sono andati i nostri colleghi. Però Caronte, alias tuo fratello, Daniele Scala, tu devi cambiare sempre il nome, Daniele Scala è pronto con un servizio sul discorso di Bruxelles. Ma prima non dimentichiamo cos'è l'Europa. Ecco voi l'inno delle 12 stelle d'Europa.
The European Week of Sport 2021, BIARTI. 11 ottobre al Centro Interistituzionale Europeo, con le accademie certificate Euretics Exia, il professor Giovanni Gordiani ha illustrato le nuove linee guida per l'annuale aggiornamento tecnico. Perché oggi è stata veramente una bella giornata, molto interessante, con il professor Gordiani. E quello che posso riportare è le nuove sistemi che ha messo a posto, piuttosto per, non soltanto per gli atleti, ma anche per le accademie e le federazioni. E la domanda che ho fatto è di poter non soltanto avere l'atleta, diciamo, nell'Euretics, ma anche avere un sistema di, come ha detto lui, bronze, silver e gold, per le accademie, anche per il dojo. Ringraziamento agli Yid Master Massimo Pedrocchi, Giacomo Spartaco Bertoletti, Giancarlo Colio Taxis, World Jiu-Jitsu Federation, Daniele Scala per Samurai Channel. Allo stage di aggiornamento tecnico, che cosa porta a casa da questa formazione, da questa riunione con le altre accademie? Ma soprattutto l'amicizia. Se c'è un sentimento che siamo nella stessa barca, siamo una famiglia e soprattutto il networking, non sono più tanto informazione, è la rete che abbiamo creato, la famiglia che stiamo creando. Beh, la cosa importante di quello che si può parlare per quanto riguarda Ezia, che come piattaforma è una piattaforma europea, quindi che accomuna un linguaggio comune per tutti, e questo credo sia la cosa più importante, cioè il sistema informativo che guarda un po' a 360 gradi, cercando di unificare un unico discorso, quindi per quanto riguarda le discipline sportive in senso generale, in questo caso il karate. Con l'occasione sono stati consegnati i certificati annuali di rinnovo, consolidando la rete Euretics Exia e allargando al concetto di famiglia senza ostacolarsi tra le accademie dello stesso settore. I direttori e i presidenti hanno svolto un prezioso contributo al dibattito sulle linee guida Euretics Exia per il continuo miglioramento dei metodi di verifica e dei sistemi formativi. Noi pensiamo che ci debba essere sempre un principio, quello della inclusività, ovvero la possibilità di dare a tutti l'accesso ad una determinata piattaforma. Ovviamente devono avere referenze, ovviamente devono avere delle posizioni, dei livelli acquisiti in anni di pratica, in studio e quant'altro. Quindi la trovo estremamente positiva dare l'opportunità a tutti di accedere a questa piattaforma. Special thanks ad Alan Wells, team leader Centro Istituzionale Europeo, e al direttore Alberto Bighi, EPSI, House of Sport. Beh, cioè, siamo tornati. Certo che vedere la medaglia d'oro dei 100 metri bianca dal 1980, adesso è stata superata dal nostro uomo jet a Tokyo, è sempre un grande spettacolo. Ma soprattutto abbiamo sentito un po' la voce di tutti. Vuoi, caro Presidente Giovanni Gordiani, parlarci un attimo cos'è il certificato Euretichezia? Perché qui, quando si parla di certificati, molta gente dice ah, un certificato in più, eccetera. Io dico sempre, non è un certificato in più, è il certificato. Ma vorrei che tu lo presentassi, dicessi il perché è importante oggi avere nel proprio studio, nel proprio dojo, nel proprio club, una certificazione europea di questa consistenza. Grazie. Grazie Shike. Il certificato, come si dice sempre, è l'ultimo atto, e l'importanza di questo è il processo. Il processo di analisi dei bisogni formativi è la formazione che viene fatta non da noi, ma viene fatta dalle accademie che sono certificate. Quindi è la valorizzazione di tutti i processi formativi delle eccellenze che si ritrovano nelle accademie. Poi dopo
l'intervento di verifiche, di validazioni, il ciclo continuo del lifelong learning, quindi dell'apprendimento durante tutto il corso della vita. Quindi quello che cerchiamo di fare fin dall'inizio per tenere alti questi standard di qualità è sì la certificazione finale, ma è pensare a tutto il processo che possa essere messo in funzione anche di altre cose, come la progettazione europea, per esempio, perché il quadro di qualità della certificazione serve anche non solo ad accrescere i propri crediti formativi scolastici, accademici e professionali, ma serve anche per far sì che il quadro di qualità si incolli con il sistema progettuale europeo, quindi con il finanziamento dei propri progetti. Il fatto che la certificazione fatta da Euretics sia così, insomma, è stata apprezzata negli ultimi anni, penso che lo sia per il fatto che aggiunge valore senza togliere niente, senza cambiare i sistemi formativi che l'Accademia ha. Beh, non ci si mette lì a insegnare, ma ci si mette lì a sintonizzare, armonizzare e cercare di rendere il sistema comprensibile e traducibile nei 27 sistemi dell'Unione Europea attraverso il quadro europeo delle qualifiche. Quindi è un sistema, una certificazione che facilita e non vuole imporre niente, vuole solamente sollecitare, armonizzare e invitare a utilizzare gli strumenti europei, che sono gli strumenti europei dell'Europass, che sono gli strumenti finanziari europei dell'Erasmus Plus e così. Non ho il microfono, Chiche, però quando parlo a volte mi devi interrompere. No, non voglio assolutamente interromperti. E chiaramente noi abbiamo una diretta e, come tutte le dirette, il tempo non è galantuomo, però hai centrato l'obiettivo. Oggi c'è una notevole richiesta di certificazioni euretichezia e io penso che il futuro sarà anche meglio, ma dobbiamo continuamente ribattere il punto importante. La gente, la nostra gente, deve venire a Bruxelles, deve vedere con i propri occhi cos'è il contesto generale del centro operativo di Bruxelles per l'attività sportiva, andare al Parlamento europeo, perché lì si assapora l'aria della certificazione. Non è un pezzo aggiuntivo di tante cose. Questo è importante. Io a questo punto mi fermerei un attimo sul discorso europeo, perché vorrei notizia dell'ultima ora, si fa per dire. Angelo Cito, presidente della FIT del Taekwondo, è stato eletto membro dell'Head Office della World Taekwondo Federation l'11 ottobre, direttamente dal presidente del Sud Corea, Chung-Won Choi. È chiaro quante altre valutazioni può essere aggiunte al presidente Cito dopo la medaglia d'oro di Vito dell'Aquila. Se le merita tutte. Però, come mai il Taekwondo ha questa nobile forma di ringraziamento alla Federazione Italiana che ha dato una medaglia d'oro al Taekwondo mondiale e alla Federazione Mondiale di Karate che abbiamo avuto una bellissima medaglia con Luigi Bosà d'oro, non si è neppure permessa di dire grazie Presidente Domenico Falcone per tutto l'iter importante che dal 1979 la Federazione di Roma ha fatto per il karate. Vabbè, diciamo che i coreani sicuramente sono molto più sensibili, più cinesi, se vogliamo, di educazione, più confuciani, per ancora meglio da dire. Sentiamo un attimino com'è il tempo, perché c'è un servizio su il presidente della FIC, Riccardo Bosco, il quale ha nel suo stage annuale a Caorle ha ricevuto una grande certificazione importante, ma ha sempre
portato avanti un discorso di questo tipo. È stato con lui Massimo Petrocchi, che diciamo così il braccio destro del professor Gordiani, e il mio braccio sinistro, se esiste ancora la sinistra, non credo, è Giancarlo Cogliotassis. Vediamo questo servizio. Beh, diciamo, lo vediamo quando siamo pronti, perché la diretta è sempre così. Cioè, io sono pronto, ma Caronte non è pronto. Allora, se Caronte non è pronto, andiamo subito a prendere in esempio cos'è Bibi Sportivo e le notizie che il mio collega Stefano, che cambierà nome prossimamente, non dimentichiamolo. Provvederò. Ecco, perfetto. Ci presenta. Vai. Allora, parleremo di canoa. Europei di canoa a polo, azzurri di bronzo a Catania. L'Italia chiude con 3 medaglie. Il campionato europeo di canoa a polo si chiude con 3 medaglie di bronzo, conquistate dalle nazionali azzurre maschile e femminile e U21 femminile. Dopo il terzo posto conquistato ieri dalle ragazze dell'Under 21, oggi dal porto di Catania sono arrivate altre 2 medaglie di bronzo. Le prime ad esultare sono le azzurre della squadra senior, allenate da Francesca Ciancio. Al termine di una partita molto equilibrata, decide il gol siglato dall'etnea Roberta Catania, capitano della nazionale e giocatrice della polisportiva Canottieri Catania. Una grande emozione segnare il gol decisivo nella mia città. Anche al maschile l'Italia è ancora di bronzo. Proprio come 2 anni fa a Coimbra, gli azzurri perdono in semifinale contro la Francia per 2-0 e poi annichiliscono l'Olanda con un perentorio 5-2, gol di Gianmarco Emanuele, Luca Bellini, Davide Novara e Andrea Bertelloni. Ancora capitan Bellini. Gli azzurri allenati dal direttore tecnico Rodolfo Vastola e dal coach Mattia Garrone si confermano ancora una volta sul podio e dopo il titolo mondiale del 2016 a Siracusa, l'argento iridato di Walland nel 2018 e il bronzo portoghese. Adesso testa al campionato del mondo, dove vogliamo arrivare il più lontano possibile. Bene, vuoi parlarci di equitazione? Equitazione. Viva i cavalli! Al termine delle 3 giornate di gara si tirano le somme della 36esima edizione della Coppa degli Assi, che dopo 10 anni ritorna in Sicilia in veste internazionale al centro equestre del Mediterraneo di Amberia. Un evento fortemente voluto dalla regione siciliana, tanto che non nasconde la soddisfazione l'assessore regionale allo sport, turismo e spettacolo Manlio Messina. Eccoci, e adesso tocca al judo. Ma prima del judo vorrei dire 2 cose importanti. Il maestro Capelletti, decimo dan dell'IGF, è stato qui con noi. Era di premura, eccetera, non si è fermato in trasmissione, ci ha offerto il pirro, che è, diciamo così, la bevanda bresciana importante, eccetera, che poi è lo spritz, diciamo, esattamente, però il pirro, è stato presente ai mondiali junior ad Olbia ed ha premiato la categoria 80 kg. Vai tranquillo sul judo. Judo, Italia 7A a squadre. Il bilancio azzurro chiude in positivo. E 7º posto per il Mixed Team azzurro, che ha chiuso in questo modo il campionato del mondo juniores a Olbia. C'è una sottile vena di delusione che aleggia fra gli azzurri e, nonostante il massimo impegno, sentono di aver pagato caro l'infortunio di Vincenzo Pelligra. Bene, diciamo 7º. Non è il comandamento, 7º non rubare, ma comunque diciamo che è un ottimo piazzamento, perché chiaramente junior vuol dire che per Parigi 2024 avremo dei numeri molto importanti. Adesso passiamo a un campionato un po' strano, il sumo sportivo. Fu il primo a portare i sumotori dal Giappone. Dopo la guerra, la mia Pasqua del Budo, li portai per ben 2 volte. Poi chiaramente i francesi mi copiarono e invitarono anche loro i sumotori. Ma il sumo è un po' la lotta degli dèi, qualche cosa di più di una competizione. Comunque, fa parte della fisica,
noi ci teniamo, il coordinatore è il maestro Fausto Gobbi, figlio d'arte dello scomparso mio collega maestro Gobbi di judo. Bene, vai con il sumo. Allora, a Brandeburgo, sumo a Brandeburgo, l'Italia fa 2 argenti e 2 bronzi. Roma, 9 ottobre 2021, si è conclusa la competizione continentale di sumo, la Roland Cup di Brandeburgo. E la nazionale italiana, guidata dal maestro Fausto Gobbi, torna con un ricco bottino. Ben 2 medaglie d'argento e 2 di bronzo su 6 atleti partecipanti. Una nazionale molto giovane che ha saputo dire la sua all'appuntamento di Brandeburgo. Insieme a loro c'è anche la veterana Maria Bertola, che ha sfiorato il podio, vittima di un errore arbitrale, posizionandosi al 5° posto nella categoria Open più 80 kg. Insomma, se noi prendiamo il tuo fratellino, giusto? Chiaro, e qualcun altro, anche noi possiamo dire, facciamo un team di sumo. Dagli 80 kg in poi si fa sumo. Bene, prima di andare sulle altre notizie, avevamo promesso la famosa intervista a Riccardo Mosco, che sarà là a Fremere, a Venezia, maestre. Ecco a voi Riccardo Mosco. Buongiorno a tutti. Siamo nella sede Lecorta, che è occulta nell'ambudogio della Federazione Italiana Karate. C'è con noi il presidente dottor Riccardo Mosco, il quale, non avendoci invitato chiaramente allo stage di Caudome, se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto, quindi eccoci qua a Mestre. Caro presidente, ci vuoi così a grandi linee raccontare sia il discorso dello stage, questo stage che è in previsione alle varie attività nazionali e internazionali dello FIC, e come si colloca, a tuo modesto parere, la FIC nel contesto del karate italiano. Prego. Buongiorno maestro Spartaco Bertoletti, buongiorno agli ascoltatori. Lo stage nazionale 2021 FIC ha rappresentato un avvio della stagione, un'apertura della stagione, un'apertura intensa. Ne siamo usciti certamente provati dal grande impegno, ma estremamente soddisfatti. Certamente la soddisfazione è difficile da misurare, ma non possiamo che esserne profondamente soddisfatti del risultato raggiunto, non solo per i numeri che in un momento così particolare, drammatico per certi aspetti della pandemia, per quanto riguarda il settore, tutto il comparto sportivo, ma anche per proprio la proposta, l'articolata proposta che siamo riusciti a mettere in campo. I numeri sono stati, appunto, come ho appena detto, di grande soddisfazione. Siamo riusciti ad articolare l'intenso programma dello stage su un'ampia superficie, grazie alla grande collaborazione dell'amministrazione comunale, seppur impegnata nelle elezioni amministrative, ci ha dato a disposizione sia buona parte della struttura del Palexpo Mara, cioè della struttura fieristica di Caorle, e anche il palazzetto dello sport. Quindi abbiamo potuto usufruire di 2.500, quasi 3.000 metri quadri tra l'una e l'altra superficie, visto che appunto il Palexpo Mara era in parte occupato da un centro vaccinale, e siamo riusciti ad articolare
quindi su una superficie così ampia, creare, rispettando tutti i protocolli, anzi spesso andando in forte sicurezza, raddoppiando le dimensioni previste di metri quadri disponibili per il singolo atleta o per la coppia, e quindi in totale sicurezza, applicando rigidamente tutte le linee guida del Dipartimento per lo Sport e dei decreti stabiliti, con Green Pass e ulteriore tampone per creare il cosiddetto effetto bolla di tutti i partecipanti, abbiamo messo in campo e questo grazie alla straordinaria risposta delle nostre associazioni, un numero di partecipanti al di sopra delle aspettative, appunto considerando il periodo Covid, cioè abbiamo superato la soglia dei 550, abbiamo avuto quasi 580 partecipanti che in questi tre giorni si sono susseguiti per ore sui tatami, lavorando nell'ambito dell'indirizzo agonistico distinto tra kata e kumite, e con focus specifici di lavoro per la squadra nazionale di kata e la squadra nazionale di kumite. Stiamo parlando di una sessantina di atleti che tra poche settimane, a fine di ottobre, partiranno con composizione di tutta la delegazione, quindi assieme anche ai coach, agli arbitri e a qualche dirigente, quindi una squadra di rappresentanza dell'Italia, FIC, di una ottantina di persone, poco più di 80 persone, parteciperanno al campionato europeo IQ in programma a fine di ottobre in Romania. Bene, parlando di karate, l'ultima notizia: da domani incomincia il campionato italiano assoluti giù ad Ostia, al pala Matteo Pellicone, e quindi è l'ultima notizia, ma abbiamo saltato qualche notizia perché il tempo, come ho detto, non è galantuomo. Prima di tutto saluterei Bruxelles, perché grazie Alberto Vicchi per la tua grande partecipazione, ma soprattutto per gli intendimenti basilari importantissimi. Il famoso 2, attenti quei due a Bruxelles, professor Gordiani e Alberto Vicchi. Alla prossima, e mi prenoto per quanto riguarda il Parlamento europeo. A costo di venire a piedi, questo sicuramente. Bene, bene. È il tempo dei saluti e ringraziamenti. Una fase di chiusura un po' ecologica, tocca anche a noi. Più soli, più il verde si infittisce, i santuari sono la dimostrazione che le divinità davvero sono nella natura. E riflettere un attimo che al di là di qualsiasi tipo di religione, i santuari importanti sono lassù. Qualcuno mi ama, e quindi vediamo di pensare un attimino a cose più serie delle solite fandomie con vaccino sì, vaccino no, giochino sì, giochino no. Bene, buon samurai a tutti, arrivederci alla prossima puntata dedicata alla famosa famiglia del maestro Shirai. Grazie. Ciao a tutti.